Ciao Cubers, eccoci alla review di un altro puzzle che ha fatto parlare parecchio il web e il mondo YouTube dei Cubers, ovvero il YJMGC. Questo cubo è un cubo ottimo, credo che vada benissimo per i principianti. Forse è il miglior cubo che consiglio ai principianti perché è super controllabile, molto molto gummy, proprio gommosissimo e con un goccio di lube risulta essere veloce ma controllabile, molto stabile, già magnetico, anche se io ho rafforzato i magneti negli angoli mettendoci un 4x1 N50 sopra il magnete che già c'era nell'angolo, in modo da rafforzare un pochino la trazione magnetica che secondo me era un pochino troppo debole, ma ottima per mantenere la forma cubica del cubo e per aiutare qualsiasi principiante ad andare piano senza perdere il controllo. Ritengo però che la resa di questo cubo sia ottima anche per un cuber avanzato. Credo che magari i sub 10 non possano avere tanto interesse nei confronti di un cubo di questo tipo perché è un pelino troppo lento rispetto a tutti i top di gamma, però credo che per tutti i cuber intermedi sia ottimo. Attualmente il mio main per quanto riguarda il blind, ovviamente dovrò rimuovere il logo, lo sticker con il logo qui al centro bianco, se dovessi decidere di usarlo in gara, ma al momento lo sto utilizzando a casa, quindi è indifferente. E si tratta di un cubo fortemente controllabile, non si perde mai il controllo. Quando magari faccio delle speed solve 3x3, ogni tanto ne percepisco la lentezza e il rischio di leggero lock-up. Quindi chi va veramente molto veloce, chi fa TPS altissimi, non avrà grandi risultati con questo cubo. Credo però che anche chi fa medie di 12-13 secondi potrebbe trovare dei vantaggi in questo cubo, soprattutto in gara, per il fatto che è stracontrollabile, è veloce, permette di fare letteralmente tutto a velocità regolare. Io ci faccio le mie medie regolari, ha tutto quello che serve, un gran taglio inverso, come vedete qua ci sono dei crateri giganteschi, gran taglio inverso, morbidissimo, taglio regolare a 45, va regolato un pochino, va lubrificato perché ha plastiche molto gommose, però ecco, è un puzzle che è molto interessante, anche perché è la prima volta che la YJ tira fuori un cubo con l'intenzione di fare un top di gamma. Tra l'altro è un sistema anti-corner twist abbastanza efficiente, infatti non è facile twistare un angolo, bisogna fare molta forza, nonostante non ci sia la classica tecnica dello square corner da questa parte, che è visibile per esempio nello Yushin One Long, mentre qui è tondeggiante. Dà l'idea di un cubo che possa corner twistare, ma in realtà ovviamente corner twista, però vedete ci devo mettere veramente forza, infatti non è qualcosa che ho sperimentato nella pratica, non ho mai avuto un corner twist su questo cubo e riconosco che non twista facilmente, quindi ha tutto quello che serve, anti-pop, un buon taglio, inverso e regolare, una buona velocità ma un ottimo controllo e un ottimo mantenimento della forma cubica, quindi una buona stabilità, una buona compattezza. Se lo volete più magnetico è sufficiente aggiungere dei magneti agli angoli e si otterrà un feeling un pochino più cliccoso, come nel mio caso. E nient'altro, questo è quanto avevo da dire su questo cubo, è il primo cubo diciamo top di gamma che mira veramente alle gare della YJ e direi che è un buon punto di partenza, sono sicuro che se ci sarà una versione 2 o qualche nuovo modello della YJ ci sarà da prestare attenzione, perché ripeto, questo cubo per un intermedio come me per esempio che faccio solo da 17-18 secondi a casa, questo è ottimo, è veramente ottimo, potrei usarlo benissimo in gara perché la sua compattezza non mi farebbe mai perdere il controllo. Mentre le volte in cui a casa capita di avere il look ahead pazzesco perché sono particolarmente in forma, questo cubo mi limita un po'. Mentre per il blind e per tutti quegli eventi in cui c'è bisogno di maggiore controllo, per esempio anche le risoluzioni coi piedi, sicuramente questo cubo può essere interessante perché non si perde mai il controllo, non overshoota letteralmente mai. Cioè, come potete vedere, sta sempre, sempre in linea. Quindi, assolutamente consigliato anche per il prezzo, ma soprattutto, se non avete uno speed cube e volete iniziare a cubare, secondo me questo è un cubo straordinario per iniziare perché vi andrà bene all'inizio, ma vi andrà bene fin quando arriverete anche a 15 secondi di media. Poi da lì in poi potreste anche decidere di cambiare cubo, però ecco, è un cubo che non è per principianti e poi va a limitare nel momento in cui diventate un pochino più veloci. È un cubo che va benissimo per i principianti perché è stabile, compatto e controllabile, ma vi permetterà di fare tempi ottimi senza limitarvi per parecchio tempo. Questo è quanto avevo da dire sull'MGC e ci vediamo al prossimo video. Ciao Cubers!